tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi il nuovo video è richiesto da voi, questa volta è richiesto da Fabiola. Prima di cominciare però ti ricordo di iscriverti al canale, mettere un bel like, lasciare un commentino qui sotto se anche tu hai la tua ricetta personalizzata o il tuo video personalizzato su qualsiasi tema. Ti saluterò e ti citerò. E incominciamo subito. Oggi la ricetta è per avere i capelli più lunghi, folti, come far crescere i capelli molto più velocemente, quindi avere i capelli più lunghi, folti, spessi, scuri, compatti in un solo mese. E sono ricette che funzionano, economiche, quindi vanno seguite, quindi mi raccomando, seguitele. E incominciamo subito con la ricetta. Per questa ricetta ci serve l'olio di ricino, un limone e una cipolla. Opzionale è anche la cannella, se vi va. Io la utilizzo perché mi piace molto l'effetto e ha molte proprietà. La cannella ovviamente è anche ottima per dare un buon profumo a quello che andremo a creare dopo e capirete anche il perché. Quindi ora incominciamo subito. Vado a tagliare un limone e me ne serve soltanto metà e vado successivamente a spremerlo in una ciotola. Fatto ciò vado a prendere il mio olio di ricino, lo trovate anche nell'info box, vi lascio il link diretto se non l'avete per acquistarlo, così lo trovate subito. E andiamo a metterne un cucchiaino, proprio non esageriamo, giusto un cucchiaino può bastare. E appunto andiamo a mischiarlo al nostro succo di limone. Mischiamo per bene e poi lasciamo agire in posa per un giorno almeno. Nel frattempo andiamo a preparare la nostra cipolla, vado a tagliarla, a pelarla e appunto poi andremo a tritarla successivamente. So che la cipolla alcune persone un po' la snobbano e non sono molto contenti di utilizzarla, però è davvero molto importante, soprattutto in questo caso per creare dei prodotti che poi funzionino realmente, e quindi io la utilizzo lo stesso. Ovviamente tanto dovete farlo soltanto una volta a settimana, quindi non c'è bisogno che ogni giorno vi mettete la cipolla in testa. Fatto ciò, il giorno dopo prendiamo quello che abbiamo creato il giorno prima, li uniamo e andiamo a utilizzarli.